guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video unboxing. Probabilmente per chi mi segue soltanto su YouTube questa sarà una novità effettivamente un pochettino inaspettata, quindi quello che posso fare sicuramente è invitarvi nuovamente ragazzi a seguirmi anche sul sito Viola, perché questa Nintendo Switch è stata appunto il risultato del raggiungimento di un donation goal appunto sul sito Viola. Quindi seguitemi anche lì per tante belle live, tante belle novità, tante belle insomma robe, ecco, che accadono, che succedono e che uno non si aspetterebbe mai. A parte tutto, chiusa questa piccola parentesi, ovviamente dovevo un attimino spiegare da dove provenisse ragazzi questa Switch, quindi ci tengo comunque a ringraziare di nuovo davvero di cuore chiunque abbia partecipato ragazzi appunto al donation goal per l'acquisto della Switch. Alla fine di tutto ragazzi sono riuscita a prenderla, l'ho presa su Amazon, ho preso la versione in edizione speciale per il 35esimo anniversario di Mario. Una piccola parentesi, Amazon, però la prossima volta, magari io capisco che c'hai fretta, che fai lavorare i tuoi dipendenti più sulla quantità che sulla qualità, però magari Amazon ti suggerirei che almeno su certi tipi di articoli, quelli che magari costano un po' di più, ok, tipo questo, di curare un pochettino di più l'imballaggio, perché ragazzi vi metterò comunque una foto probabilmente. La console praticamente ballava all'interno della scatola. Però vabbè, piccola parentesi ragazzi, e direi non perdiamo più tempo, anche se perché sono abbastanza impaziente, anche perché tra l'altro ho dovuto aspettare che si ricaricasse la batteria della macchinetta, quindi cioè, l'ho ricevuta tipo un'ora fa ragazzi e non ho ancora potuto aprirla perché dovevo aspettare di registrare l'unboxing. Insomma gente, passiamo direttamente all'unboxing. Ed eccoci qua ragazzi, intanto comunque vi chiedo scusa magari per la luce che non è, mi rendo conto, ottimale, però purtroppo è sera, quindi la luce del giorno già è andata via, sono solamente con luce artificiale. In ogni caso non posso manco perdere tanto tempo perché la batteria non l'ho manco fatta ricaricare tutta, però vabbè, dettagli. Allora ragazzi, questa è la scatola, come potete ben vedere, riflessi a parte e piccoli dettagli, è arrivata un pochettino consumata su questo lato, però vabbè, possiamo soprassedere. Per il resto ragazzi, senza che vi faccio vedere altro, qua ovviamente descrive qual è il contenuto, ok, di questa edizione, e lo vedremo direttamente aprendola, e questo insomma è il retro, per cui apriamola. Ce l'ho al contrario pure io, piano piano. Allora qua spiega come iniziare. Vabbè, questa poi ragazzi sarà una cosa che mi dovrò vedere bene quando la dovrò accendere. Ed eccoci qua, ulala, questa è la prima cosa ragazzi che ci troviamo di fronte. È proprio un cartonato a sé, mi sembra di vedere. Sì, infatti qua abbiamo i due Joy-Con, qua abbiamo insomma la parte dello schermo diciamo della console, adesso li vediamo. Qua sotto ragazzi abbiamo la borsetta, la pochette, ma che bellina ragazzi, è veramente bellissima la pochette, appunto per portarsi insomma la console dove si vuole in caso uno dovesse volersela portare fuori. È veramente fatta molto bene ragazzi, c'è pure il taschino, voi non lo vedrete mai ovviamente, però c'è pure il taschino per metterci credo i giochi, almeno credo, non so come è fatto fisicamente un gioco per la Switch. È veramente molto molto carina direi comunque, quindi è un elemento comunque aggiuntivo di questa edizione speciale per il 35esimo di Mario. Non credo che solitamente ci mettano pochette per portarsi la console appresso, ecco. Tra l'altro ragazzi ci hanno messo addirittura una pellicola, ok, protettiva per lo schermo. Credo che qua spieghino appunto, sì, spiega come mettere nella maniera più corretta la pellicola sullo schermo. Dopodiché, qua sotto, quante altre belle cosine ragazzi. Allora qui, oh mio Dio, cos'è questa cosa di preciso? Qui dice ragazzi nello specifico l'accetto per Joy-Con per due, ce ne dovrebbero stare. Ah, infatti qua c'è l'altro, ok, quindi praticamente li si attacca i Joy-Con, questo probabilmente quando comunque non si gioca ovviamente solo col portatile, attaccano i Joy-Con e quindi praticamente c'è il laccetto per poterlo assicurare praticamente al polso e far sì
che ovviamente quindi il Joy-Con stesso non voli via. Pure questo è insomma un bel contenuto che, ripeto, io non so effettivamente se lo mettono di solito all'interno della Switch. Dopodiché qui abbiamo l'adattatore, ragazzi, come possiamo chiamarlo? Possiamo chiamarlo così, praticamente per, di nuovo, per i Joy-Con, che possono trasformarli comodamente in un pad, come potete ben vedere, ed è meravigliosa questa cosa, io sono sicura che lo userò. Ed è veramente molto bello, ragazzi, mi piace da morire questo blu. Devo essere sincera, questa console, ragazzi, mi piace, perché comunque non è magari la solita cosa smorta, grigia, che non ha molta anima, diciamo così, anche se sapete benissimo che il nero è fra i miei colori preferiti, quindi comunque anche se l'avessi presa nera sarei stata contenta lo stesso. Però, cioè, devo dire che la console di questo colore, di questo rosso acceso, non mi dispiace affatto. Infatti qui di lato, ragazzi, abbiamo il resto della console. Eccola qua. Ta-ta! Eccola qua, ragazzi, ma quanto è bellina! Bellissima! Eccola qua, ragazzi, tutta rossa. Sembra, vi dirò sinceramente, ragazzi, adesso che la tengo fra le mani, sembra un giocattolo. Effettivamente, io non so manco tanto come maneggiarla sta roba, però vabbè, ragazzi, poi ovviamente quando arriverà il momento di attaccarla, penso direttamente al computer che l'attaccherò, vedrò un attimino come funziona. Io intanto però rimetto dentro, perché non si sa mai. Ok, devo dire che almeno all'interno le cose erano ben imballate, ragazzi, almeno questa magra consolazione. Quindi qua ovviamente c'è la spiegazione, almeno credo, sì. Filtro famiglia, ah, solo questo, questo è tipo, ma va a cagare, va, non so, le istruzioni, tipo le avvertenze, ma sti cazzi, dico io, no. E allora, ragazzi, qua abbiamo ovviamente il cavo HDMI, che è incluso. La macchinetta quest'oggi non vuole collaborare perché non mette a fuoco. Un cavo HDMI, ok, ragazzi, non lo sto ad aprire perché tanto non è che ci sia poi così tanto da vedere. Dopodiché qua sotto abbiamo, mamma mia, l'alimentatore, ragazzi, che devo dire è bello prepotente, è bello grossarello, ragazzi, sinceramente devo vedere pure dove cacchio lo dovrò ficcare, perché mi sa che la ciabatta che ho non basta, quindi bello, bello da impazzire veramente. Però vabbè, a parte tutto, ragazzi, quindi questo è l'alimentatore, quindi lo si attaccherà alla console, alla corrente, per farla funzionare. E credo allora che per il fondo della scatola abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere, per cui rimetterei intanto queste cose qua dentro. Ragazzi, avete mai notato che a volte quando aprite una cosa togliete le cose che sono impacchettate in un certo modo, poi quando cercate di rimetterle voi all'interno non riuscite mai più a metterle come stavano prima? Io spero che questa cosa non sia successa solo a me nella vita, perché mi sentirei veramente molto molto stupida. Per cui allora passiamo, ragazzi, al pezzo magari ovviamente più forte, no, di questa console. Allora, quanto sono carini questi affari, ragazzi, sono veramente bellissimi, cacchio. Quindi due Joy-Con e... minchia pesantuccia, ragazzi, non mi aspettavo fosse così pesantuccia. Cioè, ovviamente non è che è macigno, però è più pesante di quel che credessi, sinceramente parlando. Per cui adesso io, ragazzi, cioè, non ho il coraggio di toccare questa cosa. Allora, voi sapete quanto io sia fissata, per cui adesso mi dà fastidio l'idea di metterci le dita sopra. A parte che qua ci dovrò mettere appunto la pellicola, e devo vedere se riesco a metterla senza fare danni. Lo schermo, quindi insomma il pezzo della console. Questo è il retro. Poi ci sono anche le casse, sto vedendo. Qua sopra c'è il tasto di accensione, il tasto del volume. Ci si possono attaccare addirittura le cuffie, ragazzi. Io queste cose le sto scoprendo con voi, perché veramente di Switch praticamente so poco e niente. A me oggi sta macchinetta mi deve far girare i maroni. Perché non mi metti a fuoco, li mortacci tua? Qua sopra c'è pure il buco per attaccare le cuffie, e io questa cosa non la sapevo. Qui c'è ovviamente il vano per inserire le cartucce di gioco, se così si possono definire. Qua sotto c'è l'attacco USB. Qui ai lati, ragazzi, gli attacchi per i due Joy-Con, per cui senza fare danni io direi di provare ad inserirli, perché comunque la cosa dovrebbe essere
molto intuitiva, ma io sta roba la devo toccare coi guanti, ragazzi, mi dà fastidio, cioè l'idea adesso di toccarli con le mani pulite, però comunque sapete, la carne, ragazzi, è grassa, è sporca, e adesso queste cose le sto impestando del grasso della mia pelle. Ok, sì, tac, ok, suppongo proprio debba fare click, e ok, pure quello di sinistra ha fatto click. Eccolo qua, ragazzi, ma quanto è bella, bellissima, veramente bellissima, cacchio. Gli ho dato una sniffata, ragazzi, sa proprio di nuovo, è veramente bellissima, ragazzi, non so che dire, è più bella di quel che credessi ed è più pesante di quel che credessi, vi ripeto, però è veramente fantastica, ragazzi, è veramente bellissima. Ma poi per toglierli, la domanda del secolo, ragazzi, ah, suppongo che bisognerà premere questi bottoncini qua dietro. Esatto, esatto, che ci sono i bottoncini dietro, ragazzi, questi pulsantini qua neri che si fa pressione e il Joy-Con viene via praticamente, sì. Wow, quindi che dire, ragazzi? E niente, l'inquadratura non vuole proprio venire, devo stare tipo il gobbo di Notre Dame, così, vabbè. Questo era l'unboxing della mia nuova Nintendo Switch. Se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, ma ci farei qualche video, eccetera, ragazzi, sul canale YouTube sinceramente non vi assicuro che farò mai video con la Switch, poi dipende, vedremo anche in futuro. In ogni caso vi assicuro che sicuramente sul sito Viola live sulla Switch ci saranno, e saranno perlomeno inizialmente, ragazzi, su Animal Crossing, che mi è stato tra l'altro regalato da Alessio, Ignazio, Valentina e Marco, che li ringrazio ancora veramente di cuore, mi hanno fatto una sorpresona che non mi aspettavo. E quindi, ragazzi, le prime live sul sito Viola con la Switch riguarderanno sicuramente Animal Crossing, per cui vi ripeto, io vi invito di nuovo comunque ad andarmi a followare anche sul sito Viola. E quindi nient'altro da aggiungere, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!